Bentrovati lettori di Scambi Affari, oggi ci troviamo in compagnia di Gaetano Areni, esponente di Fratelli d'Italia della città di Latina. Qual è l'origine, la sua origine politica? Un saluto alla rivista Scambi Affari, in cui apro una piccola parentesi, ci tengo molto a questa rivista e sono ben lieto di rilasciare questa intervista. La mia, diciamo così, seppur piccola e breve carriera politica, dico breve perché è cominciata da 3-4 anni, nasce dalla candidatura nel 2011 alla provincia, al comune di Latina. Però io ero candidato con la lista Cirilli, di cui approfitto perché so che molti di quel gruppo leggono e seguono la rivista Scambi Affari, appunto approfitto per salutarli. Nelle ultime elezioni sono stato chiamato dal sindaco Giovanni Di Giorgi, dove mi ha proposto una candidatura di servizio al Senato per Fratelli d'Italia. Siccome conoscevo già la struttura, la Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, Marco Scurria, conoscevo un po' tutta la storia, non ho esitato ad accettare. L'obiettivo politico, l'obiettivo della sua carriera politica, quale sarà? Si limita alla città di Latina, alla provincia o, come ha detto giustamente, ambisce a diventare senatore? No, assolutamente no, non ambisco a queste cariche così elevate. Diciamo che quello che io mi sono prefissato a breve è la presidenza al partito di Fratelli d'Italia, ma in provincia di Latina. Chiaramente questo, se mi sarà possibile, perché questa è la mia aspirazione. Poi in politica si sa, tutti i giorni cambiano le cose. Io comunque mi sto adoperando a fare quello che mi è stato chiesto, cercare di portare più consensi possibili con il tesseramento che sto facendo, e spero di ottenere un buon risultato per poi presentarmi alla presidenza del partito, ripeto, in provincia di Latina. Attualmente il partito di Fratelli d'Italia come è presente in provincia di Latina, nella città di Latina? Quali sono gli esponenti? Che vitalità ha, insomma, il partito? Qui a Latina siamo abbastanza ramificati, abbiamo il sindaco, abbiamo l'onorevole Pasquale Maglietta e poi abbiamo Nicola Calandrini, che lui si è presentato alle ultime elezioni alla regione, ma non ce l'ha fatta, ma non per un fatto numerico, ma solo perché non è scattato il seggio, ma questo a breve si dovrebbe concretizzare. Lei prima ha detto che state facendo il tesseramento, come risponde la cittadinanza di Latina al partito di Fratelli d'Italia? Sono partecipi, sì, sono interessati al discorso politico di Fratelli d'Italia oppure no? Per quanto mi riguarda, io sto a un buon punto, anche se la data di scadenza è slittata, prima era prevista per il 30 di novembre, adesso è stata posticipata, se non erro, al 26 dicembre, per cui diciamo fino al 26 dicembre abbiamo tempo di poter tesserare le persone. Parliamo di attualità politica, la scissione che c'è stata tra nel PDL, quindi in sostanza il ritorno a Forza Italia da parte di Berlusconi e la costituzione del nuovo centrodestra di Alfano, che cosa comporterà a livello politico italiano e se in futuro magari ci potrà essere un nuovo riavvicinamento tra i due esponenti politici? No, mi sento di dire che secondo me il riavvicinamento dai due esponenti politici, secondo me, sarà molto difficile. E le persone, con quello che è accaduto, secondo me perdono ancora stima e fiducia nel partito, perché comunque da Alfano
non se lo sarebbero mai aspettato. Cioè io, poi è sotto gli occhi di tutti che lì c'è stata proprio una spaccatura all'interno tra Berlusconi e Alfano. Poi, se vogliamo dire che Alfano è il traditore o viceversa, questo non sono in grado di dirlo, però comunque c'è stata una spaccatura all'interno del PDL e questo non porta assolutamente benefici. Per quanto riguarda invece la decadenza di Berlusconi da senatore, che cosa ne pensa? La decadenza di Berlusconi, come uomo a me non ha fatto piacere, cioè, non pensavo si potesse mai arrivare a una definizione di questo genere. E, secondo me si poteva aspettare un pochino, potevano aspettare che effettivamente non ci fossero più dubbi di nessun genere, anche perché io non credo che comunque Berlusconi possa aver commesso l'errore per poi arrivare a una decadenza. Cioè, è un uomo troppo intelligente, cioè non la vedo. Io credo che prima o poi qualcosa uscirà fuori a favore di Berlusconi. Ringraziamo Gaetano Areni, esponente del partito Fratelli d'Italia, e alla prossima.